Ciao a tutti, grazie a Matteo e ragazzi di Roma JS per l'opportunità di essere qui, anche se in via virtuale, è sempre un piacere. Oggi racconterò un po' quello che dalla mia esperienza ho imparato negli ultimi anni lavorando con la realtà aumentata nel web, quindi la web AR. Due brevissime parole su di me, poi partiamo subito perché ce n'è di roba da trattare. Io lavoro in Kialab, che è uno studio di design e comunicazione, nonché una software house, diciamo, dove sviluppiamo software, principalmente web, e dove in realtà la realtà aumentata è una piccola parte di ciò che facciamo. Io sono appunto, come ha detto Matteo, anche un invited expert al V3C e al momento sono da un anno, sto facendo un dottorato con lo IUR di Venezia in ambito accessibilità, quindi un ambito accessibilità mobile che non c'entra molto con la realtà aumentata, poiché sono questi un po' i due filoni di cui mi occupo, da una parte l'accessibilità, dall'altra la web AR. Allora, in generale, comunque, per farla breve, oggi cercherò di darvi un incipit per mettere mano in maniera concreta nello sviluppo della web AR. Quindi vi farò vedere, appunto, questo sarà più o meno il sommario, intanto cos'è la realtà aumentata e perché parliamo di realtà aumentata nel web. Uno dei motivi l'ho anticipato Matteo, ovvero la capacità dei browser, la capacità di rendering computazionale sia dei dispositivi e anche dei browser, ma ce ne sono anche altri motivi, come vedremo. E poi praticamente vi mostrerò una carrellata di tecnologie che, per la mia esperienza, sono le più mature e usabili in questo momento. E quindi vi servirà, spero, per iniziare a sviluppare o comunque per avere un'idea in generale di ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Partiamo intanto che cos'è la realtà aumentata. Allora, oggi parleremo di realtà aumentata, quindi lasciamo fuori la realtà virtuale. Realtà virtuale, per chi non lo sapesse, molto semplicemente permette di coinvolgere l'utente in un mondo completamente digitale, completamente fittizio. La realtà virtuale quasi sempre, direi sempre, ha luogo quando l'utente indossa un visore. Quindi l'utente si isola dal mondo reale ed entra in un mondo completamente virtuale. Quindi quella che si ha è la percezione di essere immersi in un altro mondo. La realtà aumentata è diversa perché forse la caratteristica principale della realtà aumentata è il termine situato, ovvero la realtà aumentata ci permette di fare in modo che il contenuto appaia in maniera situata, come vedete qua nell'immagine, e quindi appaia in un livello che si frappone fra noi e la realtà. Questo cosa significa? Come ho scritto qua nella slide, la mia personale definizione è che la realtà aumentata è un mezzo di comunicazione, non è una tecnologia, perché permette di interagire in questo caso con la realtà, o meglio col contenuto, in maniera diversa. Avere il contenuto situato significa in molti casi renderlo più accessibile. Con accessibilità non dovete pensare necessariamente a persone disabili, parlo di accessibilità in senso proprio generale, cioè il contenuto è più comprensibile. Qua ci sono degli esempi, ve ne cito uno che è l'ultimo, anzi ve ne cito due. L'ultimo è un esempio che ho sperimentato e potete fare anche voi utilizzando l'app di Google Translate. Non mi ricordo se è l'app ufficiale o se c'è un'app a parte. Comunque, se cercate sullo store Google Translate AR, troverete che c'è questa applicazione che, se inquadrate un testo in una lingua, ve lo traduce nella lingua che voi scegliete, e vedete il testo sovrapposto. Quindi vedete il testo situato dalla fotocamera. La fotocamera ovviamente riprende la realtà. Voi lo vedete dallo schermo del vostro dispositivo e vedete che il testo cambia quasi magicamente. Questo è rendere più accessibile la realtà.
Quindi immaginate che una cosa del genere vi può tornare utile se siete all'estero, se siete in un paese dove il testo che trovate scritto addirittura è in un alfabeto diverso dal vostro, cioè magari non sapete neanche come digitare quello che c'è scritto lì per tradurlo. Questo è un esempio. Un altro esempio che ho visto è l'app dell'IKEA, che permette, trascinando i modelli 3D, di posizionare nella stanza per vedere come, insomma, se ci stanno bene oppure se cozzano un po' col resto. E ne ho vista una simile, interessante, in cui piuttosto che trascinare dei mobili, si trascinavano dei cubi, dei parallelepipedi, che però avevano delle dimensioni reali. Quindi si riusciva a capire se in quello spazio della stanza ci stava un mobile qualsiasi di un metro per due. E questo spero vi faccia capire come la realtà aumentata funziona molto bene quando bisogna, per far capire meglio all'utente le relazioni spaziali, quindi le dimensioni, viene usata anche nell'apprendimento, ad esempio i libri aumentati permettono di vedere un contenuto che esce fuori dal libro, un modello 3D, la possibilità di ruotarlo, di zoomarlo, oppure di vederlo lì nella propria scrivania, oltre a renderlo più eccitante, diciamo, più coinvolgente, permette di renderlo più comprensibile. Chiaramente ci sono tanti tipi di realtà aumentata, c'è la realtà aumentata basata su marker, basata su immagini, markerless, quindi ad esempio quella dell'esempio dell'IKEA, io prendo il mio oggetto, lo posiziono da qualche parte nella stanza senza dover avere ancore di nessun tipo, e tante altre. Perché parliamo di realtà aumentata nel web? La risposta secca è perché a nessuno piace installare nuove app nel proprio dispositivo. Questo è un trend che non mi sono inventato io, ma è un trend degli ultimi anni ormai abbastanza dato per vero. Faccio subito un appunto. Al momento, per sviluppare in realtà aumentata per visori, quindi come l'Oculus, oppure per dispositivi mobile, handheld, quindi che si tengono in mano come uno smartphone, lo standard di fatto è Unity. Con Unity potete sviluppare veramente delle esperienze complesse di diversi tipi di realtà aumentata. E allora voi direte, perché allora ha senso andare nel web dove in un certo senso siamo più limitati come resa? Perché di fatto questa è la realtà. C'è un motivo fondamentale, che è quello che sto mostrando in questa slide e anche in questa. Ovvero, ci sono tutti i motivi per cui le applicazioni mobile sono un po' odiate sia dagli sviluppatori sia dagli utenti. Perché di fatto ad ogni modifica bisogna rilasciare una nuova release, i costi di sviluppo sono enormemente più alti, perché come sapete bene, immagino, sviluppare un'app non significa solo scrivere il codice, ma c'è una build, c'è una release, c'è un passaggio per gli store. Per gli utenti, e qua voglio far capire che il punto è importante, per gli utenti significa cercare l'app, installarla, ma soprattutto ci sono tanti utenti ancora nel 2021 per cui il loro telefono non ha spazio per installare un'applicazione, e spesso queste applicazioni sono abbastanza pesanti, parliamo di svariati megabyte se non centinaia. E molto spesso, aggiungo un punto in più, molto spesso le applicazioni che per la maggiore vengono create, sviluppate, sono applicazioni, parlo di realtà aumentata, culturali, che però sono one time, ovvero io entro nel museo X, mi chiede di, se voglio usufruire di un'esperienza particolare, di scaricare un'applicazione, di installarla, ma so già che uscito da quel museo la disinstallerò. Sembra una cosa stupida e banale, in realtà per tanti utenti questa è una barriera insormontabile, o perché non possono, per questioni di storage limitato, o perché semplicemente non ne hanno voglia. Mentre invece, se la questione diventa scannerizza questo QR code, vai a questo sito, forse la cosa un po' cambia.
E questo è un punto importante, perché molto spesso si investe tanto nel sviluppare un'applicazione di realtà aumentata, le aziende spendono, investono tanto, e poi l'adozione è molto bassa. E questo è uno, forse il motivo principale. Quindi ha senso andare a rivolgersi al mondo del web. Chiaramente, come immaginate, il panorama, come tutto nel web, è molto frammentato. Ognuno prova a proporre la sua soluzione e ci sono per ora pochi standard. Vi dico subito che c'è una soluzione, che è quella che vedete in alto a destra, che è 8Wall, che è leader del mercato, e però si fa pagare anche parecchio. E offre un servizio a tutto tondo, dove offrono anche l'hosting, eccetera. Quindi è consigliata se avete veramente un gran budget, oppure se siete appunto un'azienda, che ne so, 8Wall viene usata molto da aziende sportive, da Nike, dall'Adidas, insomma. Se siete un artista, un designer, uno sviluppatore autonomo, o se siete un piccolo studio che vuole proporre un'applicazione di realtà aumentata locale, ad esempio per un museo locale, vi dico subito che 8Wall è praticamente una strada non perseguibile. Mentre quelle che vedete qua a sinistra, di cui vi parlerò oggi, sono tutte soluzioni open source e gratuite. Ognuna con le sue peculiarità, i suoi difetti. ARJS, allora, sto cercando di andare un po' più o meno veloce e spedito, perché le cose che mostrerò sono tante. Ovviamente poi nelle slide qua ci sono dei rimandi che vi consiglio di andare ad approfondire se siete interessati. Quello che mi interesserebbe è più che altro che con questa presentazione abbiate un po' una panoramica e capiate, potete già dire, ok, questa libreria non fa proprio il caso mio, queste due forse sì, le vado ad approfondire. Ad esempio, ARJS è l'unica di quelle che vi mostrerò, ed è l'unica sul mercato, che è open source, ha un ottimo supporto e supporta tre tipi diversi di realtà aumentata: quella basata su marker, quella basata su immagini e location based, basata sulla posizione del GPS. ARJS è nata credo nel 2017-2016 da Jérôme Etienne, uno sviluppatore francese, e purtroppo ha lasciato, per fortuna, non troppo tardi da darmi permessi per pushare, per scrivere nel repository, ha lasciato lo sviluppo abbastanza in maniera improvvisa, e diciamo che quindi il repository è rimasto un po' lì, e io ho cercato, assieme alla community ovviamente, non da solo, di portarlo avanti, perché comunque era un po' un unicum e lo è tuttora. Perché, come vedete, il supporto che ha è abbastanza interessante. Insomma, potete usare ARJS su telefoni anche di 6 anni fa e su iPhone con iOS 11. E diciamo che le altre soluzioni che vedrete, dovrete avere dei telefoni un po' più recenti. E poi era interessante perché supportava marker based, ma era già predisposta per l'image tracking. Col tempo poi abbiamo aggiunto anche la location based. Allora, prima di andare a parlare ancora di teoria, vi vorrei far scannerizzare questo QR code o raggiungere questo URL, e vi dico subito, appena lo raggiungete, date subito il permesso alla fotocamera quando vi verrà il pop-up. L'URL è https Nicolo Carpignoli, senza accento in questo caso, .github.io/mf2020. E il QR code qua rimanda allo stesso URL. Una volta che avete aperto la web app e avete dato il permesso, se scannerizzate questo, che è un marker, vedrete un modello 3D animato, insomma, uscire fuori dallo schermo, e potete sperimentare, potete muovermi, potete vedere, innanzitutto capire anche da voi stessi come funzionano i marker, cioè se non inquadrate quel marker il contenuto non si vede.
se andate troppo lontani e la fotocamera non riesce più a fare il tracking, quindi perde il tracking di questo marker, lo stesso il contenuto non si vede. Se invece la vostra fotocamera è sufficientemente buona e riesce anche a una buona distanza a non perdere il tracking, riuscite a, insomma, a muovervi con una certa libertà continuando a vedere il contenuto. Un'altra peculiarità dei marker, come vedete qui, è il fatto che hanno un bordo, e questo in particolare è un marker standard, default, non customizzabile, però i marker sono customizzabili. Hanno però, scusate, vado avanti, poi comunque le slide ve le lascio, hanno però una particolarità, ovvero che possono contenere dei loghi, dei colori. L'importante è che ciò che è all'interno del marker abbia un contrasto forte con lo sfondo. Quindi se usate il colore giallo, deve essere giallo su nero o nero su giallo, un esempio. E una cosa che non ho detto è che in questo caso nella demo avete visto un modello 3D custom scelto da me. Qua nell'immagine vedete che viene visualizzata una geometria, è un cubo, e come ho scritto qua potete praticamente mostrare qualsiasi contenuto, dalle GIF a immagini 2D, far suonare un audio, riprodurre un video. Questo è il video per chi magari per qualsiasi problema non è riuscito a fare la demo o semplicemente non ha voluto, qua c'è il video che dimostra quello che era un po' più o meno la stessa esperienza, con un marker diverso. Vedete che qua il marker aveva un logo custom. Se vi steste chiedendo come mai c'è un logo così semplice e non c'è un'immagine, è perché i marker non supportano immagini o foto complesse. Per fare questo, dalla versione 3 di RJS, che è quella stabile, abbiamo proposto quello che è l'image tracking, quindi lo stesso concetto che avete visto, però utilizzando delle immagini, delle foto. Queste immagini che devono avere delle certe caratteristiche, ma detta molto semplicemente, più sono immagini ricche di dettagli, meglio è. Quindi è meglio evitare immagini in bianco e nero o immagini stilizzate, ma se prendete una foto andrà benissimo probabilmente. C'è un sito web che è linkato qua nelle slide che vi permette di generare dei file che sono i descrittori dell'immagine. Quindi voi gli date in pasto, fate l'upload della vostra immagine. Questo genera dei file, e che questi file, se li caricate con il codice della web app di RJS, quando la fotocamera riconosce quell'immagine, quindi riconosce che ci sono quei descrittori, verrà mostrato il contenuto. Questo, ad esempio, è un esempio di image tracking dove si aumenta un poster di una serie TV. Qua è stato fatto l'overlay con un video, con questo effetto un po' particolare, dove appunto il video parte al minuto zero, che è la stessa immagine usata come ancora, e quindi sembra che si anima. Poi questi sono tutti effetti che è possibile creare, che è possibile farsi proporre dai designer, eccetera. L'altro tipo di realtà aumentata proposta e che è possibile usare con RJS è la location based. Questa è personalmente la mia preferita, perché permette di potete specificare per delle posizioni che esistono nella realtà, quindi delle posizioni geolocalizzate, quindi dandogli latitudine e longitudine, potete collegargli un contenuto. Potete anche mostrare la distanza che si aggiorna in tempo reale, e mostrare quelli che sono dei segnalini, ad esempio. Questo può essere utilizzato per creare caccia al tesoro, per creare tour, insomma, tutto quello che volete che coinvolga il fatto di permettere all'utente di muoversi in una città, muoversi in uno spazio, facendo sì che l'utente si coordini, si orienti
guardando questi contenuti che appunto sono geolocalizzati. La particolarità è che questi contenuti rimangono ancorati alla posizione, quindi se voi voltate la vostra videocamera e l'oggetto si trova alla vostra destra, l'oggetto rimane alla vostra destra quando poi la rigirate, e se vi avvicinate aumenta di dimensione, per segnalarvi questa cosa. Vi dico da subito una cosa che mi hanno già chiesto in precedenza. Non è possibile utilizzare la location based per simulare una markerless, ovvero, lo dico con parole italiane, se volete un'esperienza del tipo vorrei che un modello 3D appaia davanti a me, come su Pokémon Go apparivano i Pokémon esattamente davanti a me, quindi un'esperienza markerless, non è possibile farlo con questo trucchetto, perché la location based funziona bene con luoghi che sono distanti dall'utente, per chi utilizza GPS, e GPS ha una precisione limitata, tra l'altro molto variabile anche da dispositivo a dispositivo. E quello che potete fare però, visto che siamo in JavaScript e visto che RJS, vi dico già che è event based, quindi spara diversi eventi quando succedono delle cose interessanti, quando voi arrivate a una certa distanza da un oggetto, avete un evento che ve lo dice, che ve lo segnala. E a quel punto una cosa che io personalmente ho fatto spesso è nascondere il segnalino e far partire un tipo di esperienza diversa. Magari utilizzare Model Viewer di Google per fare del markerless, magari mostrare un bottone a schermo per mandare l'utente da qualche parte, mostrare un link, insomma. Siamo in JavaScript e quindi HTML, CSS, JavaScript sono le tecnologie che si usano. Potete fare una UI, un'interfaccia a vostro piacimento utilizzando le tecnologie che già conoscete. Qua abbiamo un esempio di location based indoor, quello che vi dicevo prima. Si può fare, quindi potete provare a sperimentare a fare location based indoor, ma non è consigliato, insomma. Quello che è invece consigliato è farlo outdoor. Quindi, come vedete, qua sono a Bologna, in una strada dove ho aggiunto nella mia app dei luoghi, e ho, insomma, qua addirittura ho aggiunto dell'interazione cliccando sui contenuti. Questo è un'app che abbiamo sviluppato in Kialab per mostrare luoghi culturali di Bologna. Vedete che i segnalini sono più grandi o più piccoli a seconda che il luogo sia più o meno vicino. C'è anche, si vede poco forse, ma sotto ogni segnalino c'è la distanza in metri. E qua semplicemente abbiamo creato un'interfaccia che simula l'interfaccia mobile per far sentire l'utente un po' a casa, no? L'utente abituato ad avere il menu in quella posizione nelle app, e voi potete fare la stessa cosa con il web, chiaramente. Non ho mostrato nulla di codice fino adesso perché per questioni anche di tempo, però vi vorrei far capire che RJS è relativamente semplice rispetto ad altre soluzioni. Questo perché RJS si basa su tre tecnologie, uno stack di tre tecnologie fondamentalmente. Una è JSR Toolkit, che è il motore che permette il tracking nel marker based e nell'image tracking. Poi abbiamo FreeJS, che forse molti di voi conoscono, è lo standard de facto, la libreria JavaScript standard per renderizzare contenuti in 3D. E A-Frame, che è costruita sopra 3JS e mappa con delle primitive che altro non sono che degli elementi custom HTML, molte delle funzionalità di 3JS. Io in anni che sviluppo in RJS, sembra strano, ma ho sviluppato molto poco in 3JS. Ho sempre sviluppato in JavaScript, ma poi quando vado a fare le mie app le scrivo con A-Frame. E questo è un esempio, quello che vedete è un esempio di, sono 10-11 linee di HTML, a scene qua, vedete, a scene, a marker, a box, a entity, sono tutte primitive custom di A-Frame. Qui ad esempio viene definita una scena con una camera
dove viene detto che per il marker di tipo hero, che è il preset default che avete visto nella demo, quando viene scannerizzato, quando viene riconosciuto, viene mostrata una box di colore giallo. La box è un cubo. Partendo da questo, potete creare insomma la vostra web app. Ultimo appunto su RJS. Molto spesso mi è capitato che il fatto di dover utilizzare un marker da scannerizzare, ma di dover anche comunicare all'utente un URL del tipo prima vai a questo URL, poi una volta che sei a quell'URL scannerizza questa immagine. Ecco, questo tipo di comunicazione, se dovete fare un prodotto, dovete stampare questi marker e appiccicarli da qualche parte, una buona soluzione potrebbe essere il marker codes, che è un nome un po' infelice che ho inventato io per dare un nome a questa cosa, ovvero un marker un QR code al cui interno c'è un marker. Ed è una cosa banale ma molto utile, perché con una singola immagine, che è questa qua che vedete a destra, con una singola immagine voi mandate l'utente al vostro sito, alla vostra web app, e se l'utente rimane lì senza dover andare a scannerizzare qualcos'altro, vede il contenuto visualizzarsi a schermo. RJS Studio è il fratellino di RJS, ovvero è la risposta alle richieste che abbiamo avuto quando ci veniva, insomma, detto che comunque RJS è rivolto agli sviluppatori. Di fatto, per quanto semplice con la frame, sono richieste delle competenze di programmazione. RJS Studio è un authoring platform, quindi è un sito web che è in fase alfa, a cui potete contribuire se avete piacere, e raggiungendo questo URL praticamente potete andare con un sistema a wizard, quindi per step andare ad aggiungere la vostra immagine del marker, caricare il vostro modello 3D, il vostro video, quello che volete, quello che è insomma il vostro contenuto. Addirittura c'è anche la doppia feature, quindi potete scegliere o se fare marker based o location based. E alla fine, quando avete scelto tutto, potete decidere l'export. O scaricarvi uno zip, o se collegate GitHub, quindi un vostro account GitHub, andare direttamente a pubblicare nelle GitHub Pages. Questo è molto utile per artisti, visuali, designer, docenti che non hanno competenze di programmazione e non hanno la possibilità, magari nella loro scuola o nella loro associazione, di pagare uno sviluppatore. E questo è un punto di partenza. Chiaramente la customizzazione è limitata, però in certi casi non è neanche richiesta, e quindi abbiamo sviluppato anche questo add-on, insomma. WebXR Device API. Allora, andiamo via dal mondo RJS, entriamo in quello che penso sarà il futuro della web AR, ma che purtroppo non è un presente abbastanza stabile da sentirmi di consigliarvelo in produzione. E il problema purtroppo è sempre Safari e i nostri amici di Apple. Perché i vari stakeholder hanno aderito allo standard. Questo è uno standard V3C che permetterà di avere delle API per la realtà aumentata, anche virtuale, nel web, direttamente nel browser. Quindi non si avrà bisogno di una libreria di terze parti, o perlomeno una libreria di terze parti andranno ad usare queste API. Purtroppo al momento ci sono delle feature interessanti come il markerless, come vedete qua in queste GIF, e cose che quindi non si possono fare al momento con RJS, ma che purtroppo il fatto che non sia supportato, non ci siano neanche polyfill su tutto Safari, sia mobile che desktop, limita parecchio. Difficilmente un cliente, uno stakeholder, vi
accetterà un'applicazione che gira soltanto su Android nel 2021. Quindi diciamo che se vi dovessi dire qualcosa su cui tenere d'occhio, assieme anche agli altri, sicuramente questa è quella più da tenere d'occhio per il futuro, ma per il presente non ve la consiglio. Vi consiglio di, insomma, di utilizzare un altro tipo di strumento. JSR Toolkit andrò veloce perché appunto è utilizzata da RJS, quindi senza JSR Toolkit non ci sarebbe ARJS, ma allo stesso tempo non aggiunge nulla ad ARJS, quindi tra le due è andato a utilizzare ARJS. Vi consiglio JSR Toolkit soltanto se non siete soddisfatti dal tracking di ARJS, quindi se il tracking di ARJS, specialmente quello dell'image tracking, non vi sembra abbastanza stabile, non vi sembra production ready, eccetera, qui avete più controllo sicuramente, dovrete sempre buildare insomma le varie dipendenze, però avete più controllo. Tenete conto che JSR Toolkit come motore di rendering ha soltanto FreeJS, quindi è abbastanza complesso, se non molto complesso da utilizzare, però vi dà quel controllo in più che insomma in certi casi può essere richiesto. Qua avete un po' di referenze, e WebAR Studio è la controparte di Authoring Platform con JSR Toolkit, che come vedete è molto diversa da ARJS Studio. Da una parte è molto più complicata, dall'altra vi permette nella fase di marker e nella fase dove create il contenuto 3D, appunto proprio di crearlo in maniera anche abbastanza complessa. E questo è un punto a favore perché li differenzia, sono due prodotti completamente diversi. Quindi se avete delle esigenze di questo tipo, WebAR Studio è disponibile. Oh, arriviamo a Model Viewer, e anche questo lo conosco abbastanza bene e ve lo consiglio, e vado a spiegarvi un po' a cosa serve. Diciamo subito quello che fa, perché fa un paio di cose, le fa molto bene, e quindi se avete bisogno di queste feature vi consiglio Model Viewer. Markerless AR, la possibilità di Markerless AR, quindi pensate all'app dell'IKEA dove potete posizionare i mobili nella vostra stanza. Quindi anche qua i mobili li dovete posizionare voi utenti. Li potete però aumentare di scala, li potete muovere, ruotare e potete prendere uno screenshot della scena. Il supporto è abbastanza buono, chiaramente non è come RJS, i telefoni possono avere 6 anni e pretendere di gestire Model Viewer, perché comunque è molto più pesante, ma diciamo che l'ho provato con successo su iPhone, mi pare, da iOS 13 in poi, e Android degli ultimi 2-3 anni. Model Viewer funziona in questo modo. Innanzitutto è un custom element, quindi voi mettete il vostro componente custom nella vostra pagina web, il vostro componente Model Viewer, e quando ci cliccate fate partire quella che è una scena che può essere renderizzata da un motore diverso, a seconda di voi potete specificare una coda di fallback, ma che in genere è quella che ho evidenziato qua. Prima si prova WebXR, quindi lui prima prova se supportato, quindi su Safari non andrà mai, prova a renderizzarlo completamente utilizzando il web, quindi tecnologie web, altrimenti va a fare fallback su Apple con una tecnologia che si chiama Quick Look, su Android con SceneViewer. Lo vedete qua, questa è un'app che abbiamo sviluppato per la fiera del libro per bambini di Bologna, e questa qui è una pagina web, quelli lì sono dei Model Viewer, quindi sono dei componenti custom HTML
chiaramente tutti questi componenti hanno tantissime proprietà, tantissimi attributi, quindi qua nella documentazione potete vedere tutto. C'è anche la possibilità di dare delle label, delle etichette in varie posizioni del modello 3D. Quindi voi avete ad esempio un modello 3D di un'opera d'arte, potete andare a posizionare delle label che quando ruotate l'elemento rimangono ancorate. Quindi a livello di feature sono molto specifiche, ma sono molto ben fatte, anche perché dietro ci lavora, c'è un team di Google e sono molto, molto bravi. E in questo caso, quindi, vi vorrei far vedere proprio quello che succede. Succede che se clicco, ecco qua, ovviamente non si vede dal video, ma ho cliccato su uno di quei model viewer e in questo caso su Android mi viene triggerata una scena di Scene Viewer. Quindi vedete che io adesso qua sta caricando. Questa qui, così come la sua controparte su Apple, è un'applicazione nativa. Quindi forse avrete già capito che, essendo un'applicazione nativa, gira bene, funziona bene, ma non è customizzabile. Quindi quello che voi state vedendo in questo momento, io che la posiziono, la ruoto, prendo lo screenshot, insomma, avete queste funzionalità con questo look, con questa grafica, e non è possibile customizzarla, personalizzare nulla. Quindi questo è importante perché comunque da una parte avete tutto pronto, funziona tutto molto bene, c'è un team dietro che lo aggiorna molto spesso, dall'altra tenete conto che finché WebXR API non prenderanno piede e non avranno un supporto largo, soprattutto su iOS, avete un'esperienza non troppo personalizzabile. C'è da dire, e qua va fatto un plauso ad Apple, che in particolar modo Quick Look è veramente molto stabile. Quindi avete, personalmente, mi ha veramente impressionato, avete un'esperienza di questo tipo paragonabile totalmente a quella che avete su App Mobile. Quindi è sicuramente da tenere d'occhio. Model Viewer, tra l'altro, se la volete provare così al volo, è la stessa tecnologia che viene usata nella Google Search. Quindi se andate a fare una ricerca, scrivete ad esempio tigre, dinosauro, gatto, adesso non ricordo quali animali, ma ci sono una serie di animali che, se scorrete un po' i risultati, vi offrono questa possibilità, view in 3D, che praticamente vi apre Model Viewer. Quindi potete già dargli un'occhiata. Infine, GDSAR. GDSAR l'ho messo in questa lista sia perché è gratuito, sia perché offre due feature che gli altri non offrono. Allora, quello che vedete qui in realtà non è markerless, o meglio, è markerless, ma è anche object detection, quindi è un tipo di realtà aumentata realizzata con l'intelligenza artificiale basata su reti neurali. Non sono troppo esperto, quindi, perché ci ho messo mano pochissimo, però fino a questo punto posso dirvi con certezza che si basa su queste tecnologie e ha questa limitazione, ovvero in questo caso voi state vedendo che viene riconosciuta, adesso ve lo mando in loop di continuo, viene riconosciuta una tazza. E cosa succede? Che il sistema GDSAR riconosce con l'intelligenza artificiale che lì c'è una tazza, riconosce le coordinate e quindi voi potete posizionare il vostro contenuto in 3D, in questo caso il contenuto è un bicchiere che versa del caffè, potete posizionarlo in base alle coordinate che vi ha dato il sistema di tracking. In questo caso però tutto bello, tutto funziona, perché la rete neurale è allenata per riconoscere una tazza. Se volete riconoscere qualcos'altro dovete allenarla, oppure dovete contattare il team di GDSAR e a pagamento chiedere di fare il training di un particolare tipo di oggetto. E funziona molto bene, il tracking è molto stabile, però chiaramente è un po' limitato da questa cosa.
Diciamo che però è interessante perché è un approccio che non sfrutta il riconoscimento di immagine, non sfrutta, o meglio, non sfrutta il riconoscimento di immagine basato su dei calcoli matematici, ma va a sfruttare proprio l'intelligenza artificiale con appunto dandogli in pasto un dataset enorme di immagini e in diverse angolature e poi a quel punto, insomma, il sistema cerca di prevedere, di riconoscere quella che secondo lui è un oggetto che rispecchia quella categoria di oggetto cercato. Giliz propone anche la face filter. Questa è una cosa carina, interessante, perché potete fare i vostri filtri Snapchat, le vostre web app simile Snapchat, perché, e questa è gratuita, oltre che open source, vi permette di riconoscere appunto le varie parti del volto. E, credo, sicuramente ci sono anche altre librerie che permettono di fare questo. Giliz AR, ve la consiglio perché nel repository ci sono già degli esempi dove vi mostra anche come aggiungere poi il vostro contenuto in 3D, cioè in questo caso come aggiungere il cappello, gli occhiali, eccetera. Quindi se andate a dare un'occhiata lì, non avete solo il tracking, ma avete anche degli esempi su come poi utilizzare questi dati tracciati. Allora, e spero di non avervi fatto troppa confusione perché sicuramente i contenuti erano tanti. E per dare un po' un sommario finale, un takeaway, diciamo, qua ho fatto una tabella con degli indicatori. Questi indicatori non sono da prendere come dei punteggi, come una gara, come se fosse una gara, sono semplicemente degli indicatori che stanno un po' a darvi un'idea. Di ciò che può fare al caso vostro, di ciò che può farvi perdere del tempo o farvi investire del tempo in qualcosa che vi è utile. Con features io intendo quante feature propone quella libreria e quanto sono esclusive. Quindi il punteggio sarà più alto se quella feature ce l'ha solo quella libreria. Con easy intendo quanto è semplice per un non sviluppatore. Quindi se siete uno sviluppatore web più o meno navigato, questo parametro potete, e la libreria la dovete usare solo voi e i vostri colleghi, questo parametro potete un po' lasciarlo perdere. Assistance è importante, vi dice quanto supporto troverete dalla community per quella libreria e se vengono rilasciate delle nuove release, se ci sono dei video tutorial in giro, eccetera. Supporto forse è il più importante di tutti, perché è inutile che avete una vostra applicazione che sul vostro telefono, che è l'iPhone 20, funziona benissimo, quando poi in tutti gli altri smartphone degli utenti il supporto è molto basso. Quindi tenete conto del supporto, perché a differenza, come immagino molti di voi sappiano, a differenza del mobile, dove soprattutto in Apple comunque il supporto di app di anni fa funzionano ancora in maniera decente e accettabile. Nel web tutto cambia molto in fretta, i browser vanno avanti molto in fretta, quindi è importante vedere quale tecnologia è supportata in quali browser. Quindi io vi lascio con questa tabella, oltre che chiaramente con le slide, con tutti i mille riferimenti che vi invito a spulciare. Ovviamente riducetevi il più possibile a ciò che vi può interessare, ciò che vi può attirare di più. E ad esempio in questo caso vedete che scusate, sì, ARJS insieme a RJS Studio hanno un gran numero di stelline per feature, perché offrono tante feature e la location based è offerta solo da RJS, ma se siete interessati alla markerless AR, vedete che la offre soltanto WebXR Device API o Model Viewer. Delle due, andate a vedere il supporto, vedete che WebXR Device API forse non è proprio il caso di metterlo in campo, perlomeno in produzione. Quindi io vi lascio con questo overview, questa panoramica,
e con i riferimenti alla Chialab, quindi chialab.it che è il sito principale, Chialab.io è il sito che contiene la parte più tecnica, contiene dei tutorial, molti sono sulla realtà aumentata, ce ne sono anche altri molto interessanti scritti dai miei colleghi sullo sviluppo agile, sullo sviluppo software in JavaScript, sull'accessibilità. E stiamo assumendo, quindi se siete interessati a lavorare insomma, in un ambiente dinamico, giovane, le solite caratteristiche che però in questo caso sono vere, insomma, fatevi sentire. Io vi ringrazio, lascio di nuovo la parola a Matteo. Grazie Niccolò, innanzitutto complimenti, un'ottima Grazie. panoramica. Mi ero segnato un po' di domande, ma nel frattempo molte delle quali ne hai risposto nel tempo e sono state molto esaurienti. Quindi, grazie di questa panoramica. È un argomento, a mio avviso, come dicevo prima, ho avuto modo di avvicinarmi un po' nel tempo e giocarci un po', ma mai poi in approfondito. Però è una di quelle cose che il lato creativo per noi sviluppatori front-end è un quel qualcosa in più che con poche righe di JavaScript, con la giusta libreria, come giustamente facevi notare, ti permette di levarti qualche sfizio, di fare qualche demo di qualcosa di simpatico. E, allora, nel frattempo che arrivano qualche domanda, innanzitutto ti passo il commento di Massimo, caro amico di CodeMotion. Personalmente uso RJS da anni ed è la migliore, quindi portiamo a Bene. casa Grazie mille, mi fa il piacere. commento positivo. Io ho cercato di essere il più possibile non di parte in questa presentazione, però facendo piacere. No, ci sta. Quanti anni sono adesso che stai lavorando sul progetto attuale? Sono tre anni. Io adesso da marzo 2020 con la versione 3 mi sono un po' staccato, quindi adesso è come ho detto, è in mano alla community, nel senso che la cosa principale che volevamo fare era aggiungere l'image tracking, migliorare di molto la documentazione. Adesso c'è una documentazione su MKDocs, e poi darlo soprattutto fare in modo che non si crei più il problema che è successo purtroppo con Jerome, che quando ci sono queste librerie fantastiche, però sono a capo insomma, di un utente singolo, purtroppo può succedere di tutto, quindi adesso è a capo, il proprietario è una GitHub organization, insomma. Okay. Cioè, abbiamo tanti esempi nel mondo dell'open source di queste cose. Alla fine fa parte anche del modo con cui nascono i progetti e poi se ne hai anche la lungimiranza di gestirli. Senti, intanto colleziono qualche domanda dai vari canali. Abbiamo parlato, mi hai raccontato un po' del ruolo tuo del tuo topic e sull'accessibilità in generale come Sì. argomento, no? Senza cadere poi nel banale, ovviamente accessibilità e ARVR sono due cose già difficili che devono comunicare. Che ne pensi? Cioè, la tua opinione sul discorso AR e lato accessibilità è un qualcosa che comunque, tu che sei, diciamo, esperto di tutte e due le parti, sono distanti, visto che anche il tipo di interazione prevede un tot di input dell'utente sulla tecnologia, o c'è qualcosa anche in ambito magari non strettamente JS, quindi non strettamente browser, come l'accessibilità viene trattata in ambito aumentato e virtuale, se può dire. Allora, una bella domanda. E avevo fatto un talk per l'Accessibility Days esattamente su questo, nel senso che ci sono due cose da dire. Allora, la prima è che pensando a com'è la realtà aumentata, quello che vi ho fatto vedere anche oggi, uno pensa, beh, la prima cosa che viene da pensare è normale, beh, è una cosa molto visiva, molto visuale, come fanno i ciechi a fruirne. Chiaramente quello che non è passato magari oggi, anche perché non è semplice da far passare come messaggio, è che aumentare la realtà non significa solo aumentarla visivamente, cioè io posso aumentare anche, vi faccio l'esempio dello spatial audio, quindi l'audio spaziale, cioè io sento che molto si utilizza ad esempio nella VR, ad esempio io indosso il mio visore
e sento che un suono arriva dall'orecchio sinistro, dall'auricolare sinistro piuttosto che da quello destro, mi fa capire che mi fa capire qualcosa del contenuto, mi fa capire dove è situato. E, ad esempio, lo spatial audio è un metodo di accessibilità ed è un modo di aumentare la realtà. Quindi bisogna pensarla in modo più, più generale, bisogna pensarla appunto sul fatto che la realtà aumentata non è solo visiva, ma si può fruire anche con l'audio, si può fruire anche con le vibrazioni, si può fruire con tanti tipi di output. E l'altra cosa da dire è che sono molto collegate, sia perché, come ho detto prima, a mio avviso la realtà aumentata permette di far capire meglio del contenuto, di renderlo più accessibile, perché nel momento in cui te lo rende situato e te lo dà in un'altra forma, se è studiata bene questa forma, se c'è stato un design con un'ottica verso l'accessibilità, quella forma, quel contenuto diventa per te più comprensibile, per te utente. E l'esempio era quello del Google Translate che ho fatto prima. Quello è un esempio dove la realtà aumentata io potevo mostrare anche a schermo quel testo tradotto, però vederlo situato in un certo senso comunque mi dà un vantaggio in più, che adesso magari in questo caso specifico non è molto comprensibile, ma ad esempio se io sto visualizzando un solido molto complesso che ho visto in 2D in un libro scolastico, se me lo vedo, se me lo posso ruotare, se mi posso zoomare con un pinch zoom in 3D sulla mia scrivania, lo comprendo meglio, proprio perché mi permette di fare delle azioni che altrimenti non sono possibili. E allo stesso tempo ci sono molte, soprattutto nella VR, questo va detto che è più nella VR, ci sono molti studi, molte tecnologie portate avanti in particolar modo da Microsoft per fare in modo, per rendere accessibile l'esperienza in realtà virtuale, quindi con sottotitoli, anzi più in generale le caption, e l'audio spaziale. E ci sono anche degli strumenti hardware, come ad esempio l'Oculus, non so se conoscete, vado comunque a braccio, l'Oculus ha due joystick, insomma servono due joystick, bisogna impugnarli entrambi, ci sono poche le situazioni in cui i giochi o le esperienze in cui si può utilizzare solo un joystick. E in commercio c'è un hardware che ora non mi ricordo come si chiama, ma è un joystick che particolare che permette, installando il loro driver, di mappare le azioni di due joystick in uno solo. Quindi non bisogna per forza pensare che questo serve soltanto ai disabili che hanno un solo braccio, ma ci sono tante situazioni in cui io magari ho un braccio fasciato oppure semplicemente non voglio muovere entrambe le braccia perché sono rilassato e voglio utilizzare. Quindi negli ultimi anni vedo che per un motivo o per l'altro c'è un interesse sempre maggiore sull'accessibilità, perché finalmente si inizia a capire che accessibilità non significa soltanto mettere una pezza, perché è questo che si pensava anni fa, mettere una pezza a una categoria di utenti, una piccola parte di utenti, ma significa insomma rendere accessibile per tutti il contenuto. Chiaro. Grazie, come al solito una panoramica molto esaustiva. Io ho una domanda che è arrivata da Guido, che per chi lo conosce la community va sempre molto in verticale e dritto, è una domanda, penso che potremmo stare qui le prossime 2 ore, però vedi tu come affrontarla. Okay. Come avete implementato l'image tracking? Già che non andate attraverso l'acqua, questa è una domanda. No. Allora, l'image tracking, allora noi siamo partiti da, facciamo un appunto, se devo andare in verticale sulla parte tecnica, non è tanto una questione di tempo, quanto più una questione che è qualcosa che ho fatto 2 anni fa e ho dimenticato
almeno buona parte. I concetti principali, diciamo, i concetti principali. Però concettualmente funziona con dei descrittori di immagini, c'è un'estrazione di feature. Quindi si prendono le immagini e vengono trattate con, insomma, adesso non ricordo qual era l'algoritmo specifico, e vengono creati dei descrittori di immagini, che sono questi file, che vanno a fare, sono più precisi quanto più l'immagine è dettagliata. Quindi se io presento un'immagine che ha dei pattern, i descrittori non sono molto variegati, non sono molto ricchi. Se prendo un'immagine, una foto, in genere va benissimo. E quello che succede è che questo tipo di descrittori poi vengono dati in pasto al software, al sistema di tracking, e vengono ciclicamente, di continuo, in un loop, viene analizzato ciò che entra in ingresso nella camera, nel feedback della camera. E noi siamo andati a prendere quello che era stato fatto su RToolKit, che è il primo software che in C e in C++ ha permesso di avere marker-based e image tracking su desktop, poi su smartphone, e noi abbiamo utilizzato, siamo dovuti andare a modificare RToolKit, poi buildarlo con WebAssembly, l'abbiamo buildato con WebAssembly, e poi l'abbiamo dato in pasto RJS, in questo caso a JS RToolKit, e in più siamo andati ad aggiungere sopra, per questioni di performance, dei worker JavaScript. Quindi di fatto c'è un worker che analizza di continuo il feed della videocamera, controlla che ci sia un match con i descrittori, quando c'è un match posta dei messaggi, e quando vengono postati questi messaggi hanno una matrice, e questa matrice corrisponde, poi ci sono tutte delle traslazioni che passano dal piano del modello 3D al piano 2D dello schermo, e quindi mappando la posizione in due dimensioni X e Y ti fa vedere l'immagine in quella posizione dello schermo piuttosto che in un'altra. Quindi forse si è capito che mi sono concentrato di più sulla parte ad alto livello, che in realtà quella sotto era fatta di fatto. Certo. Quindi il motore di fatto funzionava già, noi abbiamo fatto un porting. Ecco. Grazie, molto interessante. E, nel frattempo arriva qualche altra domanda, se ce ne sono. È un argomento particolare, soprattutto per chi, ecco, magari io certo, ho già giocato qualche cosa in più, qualche domanda adesso ce l'ho ancora, magari per chi è la prima volta gioca queste cose. Confermo che le poche righe di A-frame, poche cose, permettono di iniziare a giocarci, questo da una conferma da utilizzatore. E, invece, il lato tecnologico, ho avuto modo per lavoro di vedere Oculus, giocarci con vari tool, avere la beta di Oculus quando è iniziata, e il trend, diciamo, della realtà aumentata, che era partito come la cosa rivoluzionaria, poi della realtà aumentata, ovviamente prima dell'Oculus mobile e quant'altro, poi Oculus realtà virtuale, c'è stato molto hype 4-3 anni fa, fino, sì. E poi da un punto di vista, diciamo, di utilizzo, penso, c'è stato un grosso crollo, diciamo, di quello che ho percepito io in ambito, diciamo, agenzia di comunicazione, sviluppo creativo e quant'altro. Quindi anche la voglia di sperimentare da parte dei clienti, da parte degli utenti, che dopo un po' hanno trovato un po' la solita cosa, tolta la classica montagna russa sul VR, il classico Pokémon Go o dinosauro sulla realtà aumentata, è andato molto scemando. E penso fondamentalmente tra la noia, diciamo, della ripetizione del pattern di utilizzo, quindi la
classe esperienza immersiva che non ti portava un gran... cioè alla quinta non ti porta molto di più. Penso fondamentale fosse l'argomento che abbiamo affrontato quando abbiamo fatto le progressive web app, abbiamo un meetup su quelle e che dicevamo all'inizio del nessuno vuole installare la tua app, quindi quello è un altro scoglio, no, del pubblico, l'ennesima app. Secondo te, due domande, da un punto di vista creativo di utilizzo, adesso si usa molto nell'ambito arte, beni culturali e quant'altro, si riuscirà a sviluppare altro o diciamo siamo uno stallo di creatività e devono uscire nuove idee? Questa è la prima domanda. E la seconda domanda è, con questo browser che adesso permette di fare tante cose senza installare roba, pensi che sia una tecnologia che avrà una seconda vita, un secondo riutilizzo quotidiano che non è riuscita ad avere il primo? Allora, a livello di esperienze, secondo me abbiamo proprio solo toccato la superficie, perché io ho fatto uno dei post su Medium che avevo fatto, era un po' polemico perché io ho la, per passione, per lavoro, ho la timeline di Twitter dove seguo molti esponenti, diciamo, della community della realtà aumentata in particolare. E allora c'è una gran corsa a qualcosa che faccia scena, faccia salire l'hype, ma che poi non è sostanzioso. Parlo proprio di esperienze, cioè io vedo tantissimi tantissimi prodotti, app sviluppate dove c'è un livello di realismo, dove magari si arriva a creare l'ombra perfetta per quel modello 3D, a creare la luce perfetta e poi si ferma lì, perché il modello 3D magari è un dinosauro mostrato su una scrivania, ok? Allora, questo è uno scoglio abbastanza grosso perché a livello di possibilità si è fatto veramente poco, perché più che la maggior parte delle cose che vengono create, che vengono anche richieste dai clienti, è la realtà aumentata di tipo posiziono quel modello 3D sulla scrivania, letteralmente, perché è lì che si sviluppa sia l'effetto wow, sia il branding, sia si fa pubblicità in questo modo. Ad esempio, io ho visto pochissime applicazioni, sembra che adesso, e poi qua arrivo alla seconda domanda, sembra che Apple stia aiutando in questa direzione. Sembra un controsenso rispetto a quello che ho detto prima, ma in realtà non lo è. Nel senso che, da una parte, Apple non si sta pronunciando per nulla sul web AR, dall'altra, è quella che a mio avviso sta facendo le cose più interessanti per quanto riguarda la realtà aumentata in generale, quindi su Arkit, che è il loro ecosistema, il loro framework per sviluppare su mobile. Loro sono i primi, ad esempio, che hanno introdotto su mobile location based. Non hanno introdotto nulla di nuovo, praticamente quello che viene fatto ora è la stessa cosa che fa RJS da un paio d'anni. Però lo fa su Apple, quindi questa è una differenza enorme perché ha un impatto, e per me è una cosa positiva, perché ha un impatto enorme. Ed è la stessa cosa che ti volevo rispondere all'altra domanda, cioè per me, sinceramente, io ho visto che questo mercato è un po' in stallo, ma stanno tutti aspettando la mossa di Apple, perché, o perlomeno, non la stanno aspettando, ma sarà quello che farà cambierà un po' le carte in tavola, perché Apple in teoria, se non quest'anno, forse il prossimo, si vocifera abbastanza forte che uscirà un visore e questo visore farà sia realtà virtuale che aumentata. E questo potrebbe aprire a tante cose, potrebbe aprire a uno sviluppo più mainstream, potrebbero esserci più clienti che vogliono investire, potrebbe essere che poi se lo fa Apple viene seguita ovviamente da Android e
e quindi potrebbe essere uno spartiacque tra quella che è stata un po' la fase sperimentale della realtà aumentata sui dispositivi handheld, quindi sui smartphone, e una fase dove ci sarà appunto uno sviluppo più, come posso dire, più continuo tra le applicazioni sia fruibili sul visore e sul telefono, perché è un po' quello che Apple vuol fare. E questa è una cosa interessante, secondo me. Quindi siamo un po' in un limbo, forse, ora. Non mi sento di dire che sia assolutamente una tecnologia, una strada da abbandonare o da dare per morta, anzi. Quindi penso che il visore sia un altro ostacolo, nel senso il bello del web, del browser, delle tecnologie, stiamo vedendo in tante cose, è proprio l'ubiquità, il fatto del supportare sia telefoni vecchi, sia tecnologie comunque, basta un browser, è molto semplice. Probabilmente con l'avvento magari di più supporto, come è stato anche in altri campi, altre tecnologie da parte di Apple o delle stesse progressive web app, che ad oggi mancano questo dannatissimo step delle push notification su iOS e di alcune feature che gli danno la possibilità di essere competitive nello sviluppo, nella proposizione col cliente sul mercato rispetto alle app. Sia il visore lo vedo più l'ennesimo tentativo di usarlo in un modo molto business, molto per casi singoli, perdendo un po' la quotidianità. Poi, come tutte le cose, una traghetta l'altro, però probabilmente servirà ancora un po' del tempo. Ti passo di palo in frasca, passo di una domanda di Massimo, ti chiede: tra image based e marker based, quale ritiene renda meglio? Veramente lasciate il renda meglio cosa vuoi. Allora, la risposta secca è marker based, la risposta lunga è allora dipende cosa devi fare, dipende cosa si vuol fare. Image tracking è un po' sperimentale, però in un caso molto particolare, molto ristretto, come quello che ho fatto vedere, dove io voglio aumentare un'immagine, ad esempio in una galleria d'arte, oppure, cioè, metti che sono un artista, oppure sto facendo un progetto per un artista, per un pittore, per un fotografo, posso utilizzare le sue immagini per poi, quando le inquadro, aumentarle, quindi fare partire della musica, fare partire un video, un'animazione, ma anche soltanto, ecco, una cosa che forse non ho detto, che è molto interessante secondo me, è che potete usare l'image tracking anche senza visualizzare nulla, cioè lo utilizzate solo come ho riconosciuto l'immagine, fai qualcosa. E questa può essere interessante, perché voi potete ad esempio inquadrare un dipinto e il sistema lo riconosce, e sotto visualizzate la didascalia, visualizzate l'autore, visualizzate, fate partire una musica. E questa è una cosa dove l'image tracking è molto forte. L'image tracking soffre un po' nel rendering, perché è più pesante anche come supporto, con i telefoni vecchi un po' zoppica. E il marker based invece è molto stabile, insomma è production ready, più che production ready, quindi dipende un po' dall'utilizzo. Da un punto di vista di falsi riconoscimenti, adesso abbiamo fatto l'esempio dell'arte, e il problema non è tanto il miss quanto la detection errata o il miss tra due immagini che ho messo, che per quanto possa essere quadri diversi, poi a livello di descrittori magari non riesco ad avere, magari nella stessa tonalità, mi è capitato con delle immagini simili, con dei contrasti molto simili. E il problema non è il inquadro in quel momento non mi parte, quanto mi parte quello di un altro. A livello di questa interpretazione browser, di questi descrittori lato browser, si riesce comunque ad avere un risultato pari a quello nativo? Perché è da totale ignorante, perché i descrittori sono gli stessi, che sia nativo. Sì. Allora, questo problema in realtà forse è più facile che tu l'abbia con i marker, perché con le immagini a me non mi è mai capitato. Con i marker ti può capitare se utilizzi i marker di tipo barcode, che sono dei marker
bianco su nero, sono delle forme astratte bianco su nero, ognuna collegata a un numero. Sono basati su una matrice e sono molto utili quando vuoi averne tanti di questi marker, vuoi avere 30 marker nella tua web app, piuttosto che fare 30 marker a mano, custom, utilizzi questi barcode che sono pronti, insomma. E lì, se la fotocamera non è, insomma, se ha una risoluzione bassa e c'è poca luce, è facile che vengano confusi, ecco, che dia dei falsi positivi. E in quel caso, in questi casi, consiglio sempre di sceglierne diversi, insomma, che siano diversi fra loro, o di utilizzare quelli custom, dove, come quelli che ho fatto vedere io, dove c'era la scritta JS con lo sfondo giallo. E una cosa che potete fare con i marker e che non si può fare con le immagini è che il file.path, che sarebbe il file generato dal generatore di pattern, quindi voi gli date in pasto il vostro loghino, il logo di Roma.js per fare il vostro marker, e lui vi crea un file.path. Questo file.path è un file testuale alla fine, dove il sistema cerca di riprodurre è difficile da spiegare, cerca di riprodurle con gli spazi che crea tra le lettere, un po' come se fosse un ASCII. Quindi lui cerca di riprodurre l'immagine che ha riconosciuto basandosi sui contrasti. Già guardando quell'immagine lì, proprio sul vostro editor di testo, riuscite a capire se è un'immagine molto confusa o semplice, molto definita, e se è diversa da un'altra. Cioè, se avete messo una L e avete messo una I, sono abbastanza diverse. Se avete messo una N e una M, lo vedete già dal file.path che quello che ha creato è abbastanza simile, quindi si potrebbe confondere. Quindi, così. Ok. Ti passo una domanda di Marco. Avete o hai avuto modo, magari qualcuno della community, di sperimentare la visualizzazione dati in realtà aumentata? Bella domanda. No, però mi piacerebbe tanto, perché è una delle cose che secondo me funzionano molto bene. Diciamo che la visualizzazione dati deve essere realizzata in un modo ancora prima della parte tecnologica, deve essere progettata come design in modo che sia fruibile per la realtà aumentata, cioè in modo che io abbia un guadagno ad averla in realtà aumentata piuttosto che ad averla come un grafico nel mio libro. A quel punto, e questo è forse lo step più difficile, lo step di progettazione. A quel punto, realizzarla in maniera tecnica è qualcosa che si può fare. Lo si può fare, si può creare un modello 3D gigante e lo si può posizionare con la location based indoor, oppure lo si può fare anche con model viewer. Creo un modello 3D enorme, lo posiziono nella mia stanza, quindi non ho marker. A quel punto io gli posso andare vicino, distante, sopra, sotto, tanto lui rimane lì ancorato e quindi sicuramente può diventare interessante l'esplorazione dati in questo modo. Forse con RJS è un po' complicato, perché RJS è basata su ancore, e basandosi su ancore dovete sempre inquadrare l'ancora. Quindi sei limitato nello spazio. Esatto, se avete una... immagino che per vedere dei dati il modello sia più grande di voi, quindi dovrete spostarvi. Però con Model Viewer si può fare questa cosa. Okay. Marco, hai trovato un nuovo progetto open source. Va bene. Nicolò, abbiamo risposto a tutte le domande arrivate. Fantastico. E anche di curiosità e dubbi su questa, sull'evoluzione, ecco, dubbi sul tipo di evoluzione che riuscirà ad avere in base a come i vari vendor riusciranno. O il vendor, tanto ormai Safari is the new year, possiamo dirlo. Vabbè, troveranno la strada per farlo come sempre. E,
Vediamo un po' al volo, se arriva qualcos'altro. Massimo, essendo tutto in JavaScript si può fare. No, essendo tutto JS si può fare tutto con tutto, no? E bene o male, riusciremo Nel bene o anche nel a male, questo. sì. Esatto, nel bene o nel male. Non sempre è detto In che sia la certi cosa casi si positiva. può fare anche troppo, è quello il problema. Però si farà, in qualche modo Sì, si farà, sì. giustamente. Va bene, Nicolò, io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito, per essere stato qui con noi, Grazie a voi. come con gli altri speaker di queste puntate live negli ultimi 2 anni. Ti invito ai primi meetup fisici che riusciremo a organizzare, a partecipare qui a Roma, e sei invitato e sarai il nostro ospite. E nulla, ragazzi, vi ringrazio per la partecipazione. Qualsiasi cosa ci trovate, romags.org, tutti i link, tutti i vari contatti su Slack per qualsiasi altra informazione. A questo punto vi auguro buone ferie per chi ancora non l'ha fatto, aspetta agosto. Noi ci vediamo il 15 settembre alle 18:30, terzo mercoledì del mese, con un altro meetup romagese. Sperando, e questo ancora stiamo aspettando le ultime conferme, di poterlo fare in presenza a Roma e mantenendo la nostra diretta live per chi ci segue da fuori Roma. Nicolò, grazie ancora e buona serata a tutti quanti. Grazie a tutti. Ciao a tutti!